Ma quanto è buono l'ippocrasso, avevano ragione nel Medioevo, è uno dei vini veramente più buoni che abbia mai assaggiato, tra l'altro insieme al chiaretto fa parte di quella categoria di vini che venivano serviti a fine pasto, per accompagnare per esempio confetture, dolciumi, cialde, oggi si possono bere come aperitivi e digestivi, ma non bisogna abusarne perché hanno molto corpo. Non c'è niente di meglio però di un bicchierino di ippocrasso sia freddo che caldo quando si ha ad esempio il raffreddore. L'ippocrasso è a base di vino rosso, mentre il chiaretto è a base di vino bianco, ovviamente, ma devono essere preparati in anticipo e conservati in frigo per evitare che fermentino. Gli ingredienti per preparare il nostro ippocrasso sono pochi, sono la cannella, la galanga, lo zenzero e chi vuole può aggiungere anche dei chiodi di garofano. Indispensabile è ovviamente procurarsi dell'ottimo vino rosso. La prima cosa da fare sicuramente è spezzare in due la cannella. Mettere insieme i chiodi di garofano e lo zenzero, magari in polvere se ce l'avete fresco va ancora meglio, e poi pestare tutto a mortaio. La ricetta che ho preso in considerazione ci dice: prendete un'oncia di cinnamomo, chiamato lunga cannella in pipa, un intero pezzetto di zenzero e altrettanta galanga e macinate bene insieme, quello che stiamo facendo, no? Prendete poi una libbra di buon zucchero, pestate tutto quanto insieme e stemperate con un lot del miglior vino di Bon che potrete procurarvi. Far marinare per una o due ore, passate poi più volte attraverso una calza finché risulti limpidissimo. Un lot generalmente equivale all'incirca 3 litri e 72, mentre quando parliamo di oncia parliamo di circa 30 grammi. Mettete il vino in una zuppiera, aggiungiamo lo zucchero insieme a tutte le altre spezie, mescoliamo e lasciate riposare per circa 2 ore. Tra gli ingredienti spesso nei vari ricettari ci sono anche i chiodi di garofano e il miele al posto dello zucchero. Io vi consiglio di utilizzare lo zucchero di canna, c'è anche quello di tipo bianco che ho usato in questa ricetta, è molto sottile e pregiato. Solitamente gli antichi pensavano che lo zucchero bianco fosse molto più nobile di quello integrale. Una volta fatto riposare, il nostro vino va filtrato per ben due volte con una calza molto spessa. Fatto questo va imbottigliato e conservato in frigo, oppure va scaldato se volete farvi passare i sintomi del raffreddore. Cosa dire allora se non l'archeologia è servita? Alla prossima!